Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi sono qui in San Marino Dumont con Stragino, un mio amico, per potervi portare un nuovo glitch. In questo caso per poter uscire dalla mappa di San Marino Dumont. Come fare? Semplicemente dovete salire sopra quella macchina, come avete potuto vedere, andare su questi sacchi di sabbia e saltare dove c'è ovviamente il mio amico. In questo caso dobbiamo dirigerci, puntare sull'erbetta, un pochettino quindi più a sinistra, saltare e ovviamente atterrerete in questo punto. State attenti perché ogni tanto potreste sbattere. Tornare poco indietro, un pelino indietro, perché ovviamente ci sarà un muro invisibile, e continuare per questo muro di sacchi di sabbia. Andiamo dove c'è lui, ovviamente. Adesso vediamo cosa fa per farvi vedere un pochettino il metodo per poter uscire dalla mappa. Lui va su quella ringhiera bianca, rimane bloccato, quindi anche noi andiamo, saltiamo, opla! Eccoci qui dietro di lui. E niente, vi lascio al video, dovete stare incollatissimi e andare avanti e a sinistra. 6.5 hours later. Qua siamo al secondo glitch ragazzi, per poter andare sui tetti, stesso procedimento, questa volta dobbiamo salire sopra questo fil di ferro, saliamo sopra e ovviamente saltiamo sopra l'altro fil di ferro, un altro salto ragazzi, ci prepariamo, opla, eccoci qui, sul tetto, sul primo tetto, andiamo sul telo verde, saltiamo, ci sono tre gradini se non sbaglio, due o tre gradini, allora, eccolo qui, non ce la faccio, ok, uno, dos, tre, eccoci qui, sopra il tetto. Questo è già un buon punto per poter, diciamo, uccidere gli avversari, perché avete una visuale abbastanza grande di tutta la mappa. Se ovviamente io non vi consiglio ovviamente un SMG, quindi non un PPSH, ma un fucile d'assalto, un STG, un bar, un FG42, ragazzi, tante soluzioni. In questo caso adesso dobbiamo andare nei tetti che sono al centro, in mid della mappa. Per saltare dobbiamo stare attenti a questo gradinone, vedete? Prendiamo la rincorsa, saltiamo sopra il camion, ok, eccoci qui. Adesso, vedete che sono morto un paio di volte, risaltiamo su questo tetto, su questa grondaia in acciaio, ok, eccoci qui. Siamo in mid ovviamente, al centro, nella casetta dove tutti si ammazzano. E siamo proprio qui, possiamo puntare da qualsiasi parte, possiamo attaccare, vi giuro. Questo è un punto strategico in tutte le salse. E ovviamente sapete che questi glitch dureranno ben poco, però finché ho la possibilità di mostrarveli io ve li faccio vedere volentieri, anche perché può essere veramente utile magari quando implementeranno una modalità tipo infetto. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare e mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Scusatemi se io non riesco ancora a farvi un video sul multiplayer in generale, perché sta girando veramente male e mi esce una partita, una sola partita bene su 10.000 che ne faccio. Bella raga.